La democrazia parlamentare. Sì, la ritengo erronea in linea di diritto e di principio, cioè fondamentalmente sbagliata in ogni epoca storica, ma comunque storicamente appena possibile nel periodo ottocentesco, nel XIX secolo, nel periodo cioè della preminenza della borghesia al potere. Lei quindi non crede al suffragio universale? No, perché non credo alla fondamentale eguaglianza degli uomini, credo anzi alla diversità degli uomini e al dovere che hanno le strutture sociali di realizzare in questa diversità la parte migliore e più spirituale degli uomini, quella che poi trasposta in termini sociali si può definire la parte che fa appello alla competenza, alla specializzazione, alla capacità di sacrificio e di dedizione, che naturalmente sono ristretti in una minoranza. È il 1989, crolla il muro di Berlino.